Buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con le interviste di Sinistra Classe Rivoluzione, le interviste del lunedì. Io sono Franco Bavila e oggi parleremo di una rivoluzione che è molto poco conosciuta, ma che ha delle caratteristiche davvero uniche e per tanti aspetti straordinarie. Sto parlando della rivoluzione dei garofani, che ebbe luogo in Portogallo tra il 1974 e il 1975. Parleremo di questa rivoluzione con Alessio Marconi, che è l'autore di un opuscolo che è stato pubblicato in occasione del 40esimo anniversario di questa rivoluzione, un opuscolo intitolato Portogallo 1974, la rivoluzione dei garofani, e che è uno dei testi più completi che esiste sull'argomento. Parto subito con la prima domanda. Alessio, qual era il regime che esisteva in Portogallo nel 1974 alla vigilia della rivoluzione? Che caratteristiche aveva il regime al potere in quel periodo? Ah, che il regime che c'era nel 74 era un regime bonapartista, una dittatura militare nata con un colpo di Stato nel 1926 fatta dal generale Carmona. Dal 32 presidente divenne Salazar, che mantenne nelle proprie mani il potere fino alla fine degli anni 60, poco prima della sua morte. Salazar fece subito approvare una nuova costituzione che ribattezzava quel regime dandogli il nome di Estado Novo e che si ispirava espressamente al fascismo di Mussolini. Quindi partito unico, tutte le organizzazioni indipendenti dei lavoratori furono rese illegali. L'organizzazione dei lavoratori era di natura corporativistica. Una censura sulla stampa, sulla radio, più tardi sulle televisioni, onnipresente, e una censura che si legava a un ruolo di controllo ideologico svolto dalla Chiesa Cattolica, che era in collaborazione stretta con il regime. Una polizia politica temutissima, si chiamava PIDE. Si calcola che arrivati agli anni 70 almeno il 10% dei portoghesi, un portoghese su 10, era passato per le mani della PIDE in un modo o nell'altro, arresti, interrogatori, torture. Quindi un regime assolutamente oppressivo che negava tutte le libertà democratiche e che, nonostante avesse portato avanti una retorica, diceva il Portogallo delle piccole cose, no? Si dichiarava a favore del piccolo contadino, il piccolo esercizio commerciale, in realtà portò a una concentrazione della ricchezza in pochissime mani. Alla vigilia della rivoluzione, sette banche controllavano l'83% dei depositi e dei portafogli commerciali totali. Lo 0,4% delle aziende aveva nelle proprie mani il 53-54% dei capitali totali, e la stessa cosa avveniva in agricoltura. Quindi un regime estremamente oppressivo a tutto favore di una minoranza di padroni portoghesi e per conto dell'imperialismo britannico. Perché il Portogallo aveva era una subalternità, soprattutto nei confronti dell'imperialismo britannico. Nota a margine, questo carattere spietato era ancora più amplificato nel controllo dei territori coloniali, dove l'esercito portoghese veniva mandato a sequestrare, picchiare, ammazzare la popolazione
di quei paesi per farne della forza lavoro senza nessun diritto, ipersfruttata, pagata un nulla per le imprese portoghesi e anche di altri paesi imperialistici. Ci sono testimonianze assolutamente agghiaccianti rispetto a quello che veniva fatto. 100 people were murdered. The majority were shot one by one. Some were pushed into huts. The huts were then set on fire or grenades thrown into them. Many of the children were kicked to death, their heads used as footballs. Some were hacked to death. La rivoluzione del 1974 è stato un fulmine a ciel sereno? È stato qualcosa di completamente inatteso oppure in qualche modo è stato un fenomeno che era prevedibile, che era atteso in qualche maniera? Sicuramente è stato inatteso nella forma che ha preso, però la crisi del regime andava avanti da almeno 10 anni. C'erano stati già negli anni 60 due importanti movimenti studenteschi, nel 62 e poi il secondo nel 1969. Era partita nel 68 un'ondata di scioperi, prevalentemente per rivendicazioni economiche, aumento dei salari, un salario minimo, 40 ore settimanali, 30 giorni di ferie pagate, no ai licenziamenti indiscriminati, che avevano coinvolto diversi settori di lavoratori. Nel 69 ebbero un ruolo in particolare i bancari. Il regime infatti cercò di fare qualche concessione, proprio dal 68 era diventato Caetano il presidente, e per esempio aprì alla possibilità di presentare delle liste di opposizione rispetto a quelle ufficiali del regime all'interno dei sindacati. E i lavoratori usarono questa possibilità, tanto che in 30 sindacati diversi vinsero queste liste di opposizioni. E nel 70 si crea la Intersindical, che coordina 47, se non sbaglio, sindacati diversi. E davanti a tutto questo il regime si terrorizza e negli anni successivi, subito successivi, emana dei decreti per bloccare tutte queste concessioni. E lì successe che nel regime ci fu uno scontro fra due settori. Da un lato un settore che voleva fare qualche piccola concessione, qualche piccola riforma per evitare che il regime fosse rovesciato nel suo insieme, e dall'altra parte un altro settore che diceva non possiamo fare nessuna riforma perché anche la più piccola concessione darebbe fiducia ai lavoratori e quindi accelererebbe il processo di crisi del regime. In un certo senso avevano ragione entrambi, ma questa è una situazione comune dei regimi in crisi quando si avvicinano, diciamo, a un momento inesorabile della loro morte. E alla fine, fra queste linee, quello che cambia sono magari i tempi e le modalità, ma non l'esito finale. Comunque considerate che alla vigilia della rivoluzione c'erano un analfabetismo del 40%, una mortalità infantile dell'8,5%, c'erano 150.000 persone che vivevano sostanzialmente nelle baraccopoli, nelle periferie delle città, c'erano un'inflazione a doppia cifra, 11% nel 72, 19% nel 73, con i salari al palo. Ed era, diciamo, l'espressione sia dell'approssimarsi della prima crisi seria del capitalismo nei paesi a capitalismo avanzato dal secondo dopoguerra, e dall'altra parte ovviamente si sentiva anche la spinta delle lotte operaie a livello internazionale fra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Una delle peculiarità in questo processo è che è partito
dall'esercito. E questa non è una cosa normale, perché di solito l'esercito è quello che dovrebbe reprimere le rivoluzioni. E qua invece noi vediamo una rivoluzione che viene cominciata dall'esercito. Ci puoi spiegare meglio come è stato possibile arrivare a questo, che sembra un paradosso? Sì, in effetti è un paradosso. Ci sono diverse ragioni per questo. La prima è che l'esercito portoghese è un esercito di massa, con un servizio militare obbligatorio di 4 anni. Portogallo aveva 400.000 soldati su una popolazione totale di 8 milioni di persone. E quindi erano espressione, c'erano lavoratori, contadini, studenti in armi. E sentivano e percepivano le condizioni di vita generale. La seconda ragione è che l'esercito portoghese era invischiato in una guerra senza speranza per il mantenimento delle colonie, che andava avanti da più di 10 anni. Da partire dal 61, Angola, Guinea, Mozambico, una dopo l'altra, aprono movimenti di liberazione nazionale, combattuti, guerre. E dalla metà degli anni 60 è chiaro che il Portogallo non ha speranza, non ha possibilità di prevalere. Oltretutto è anche isolato diplomaticamente, non per filantropia delle potenze imperialistiche, ma perché cercavano di entrare nella sfera di influenza portoghese. Tanto che anche ai vertici dell'apparato militare vengono proposte delle soluzioni alternative. Proprio nel 74 il generale Spinola pubblica un libro che si chiama Il Portogallo e il futuro, in cui propone sostanzialmente di concedere un'autodeterminazione formale a questi paesi, mantenendoli all'interno di una federazione col Portogallo, no? Per mantenere una forma di controllo economico e politico. Questa soluzione però viene scartata dal regime, e quindi tutta la situazione coloniale viene lasciata esplosiva. La terza ragione è che il movimento studentesco del 69 viene represso dal regime anche con una misura che prevede la coscrizione obbligatoria dei dirigenti studenteschi. E questo, da un lato, si toglie dalla scena politica per un periodo questo settore, questi elementi particolarmente attivi, ma dall'altra parte questi vengono presi e messi nel cuore dell'apparato militare. Verranno mandati nelle colonie, ma cominciano sostanzialmente a fare un lavoro di discussione, di sensibilizzazione, di organizzazione, cioè sostanzialmente di politicizzazione in un settore soprattutto di soldati e di sottufficiali. Nel 73 il regime approva un decreto che prevede un cambiamento delle forme di promozione a ufficiali. È una cosa secondaria in realtà, però proprio contro questo decreto si sviluppa un movimento che si chiama Movimento dei Capitani e che poi diventerà il Movimento delle Forze Armate, cioè quelli che organizzeranno la giornata del 25 aprile. Che cosa dicevano questi soldati? Io vi cito un paio di brani. Il primo è un estratto di testi scritti dai soldati in Africa che dicevano: si paghi ai capitani che rischiano la propria vita per far andare avanti il progetto di Caporavassa o lo sfruttamento delle miniere della Diamang almeno la metà di quanto guadagna un ingegnere di quelle stesse società, il quale corre solo il rischio che i capitani non trovino più incentivi che li spingano a rischiare. Il paese sta sacrificando i suoi militari, ma non i suoi banchieri, i suoi industriali, i suoi ingegneri, i suoi avvocati. Quindi non solo la difficoltà della guerra coloniale, ma anche una piena consapevolezza
di quali interessi venissero difesi. E il secondo è un documento del Movimento delle Forze Armate, scritto all'inizio del 74, che diceva: tutti sappiamo come nell'opinione generale le forze armate siano state a lungo considerate come il supporto di una complessa struttura politica e economica alla cui costruzione la maggioranza dei cittadini non è chiamata a partecipare in forma diretta. Si è infatti coscienza che una tale struttura non si sarebbe potuta mantenere attraverso gli anni, per quanta cura fosse stata posta alla preparazione delle organizzazioni poliziesche e giudiziaria, se i suoi dirigenti non avessero avuto la garanzia dell'ubbidienza assoluta da parte delle forze armate. E conclude: non è con l'aumento degli stipendi né con i privilegi di vario ordine che il potere politico riuscirà a colmare la breccia che si è aperta, profonda e dolorosa, nella coscienza della maggior parte dei militari. Senza democratizzazione del paese non è possibile pensare a nessun'altra soluzione valida. E quindi ormai appunto nel 74 e quindi si capisce bene che cosa si fosse aperto all'interno delle forze armate. Questi sono gli elementi che poi organizzeranno l'azione del 25 aprile. Cosa è successo esattamente il 25 aprile del 1974? È stato un colpo di Stato oppure è stata una vera e propria rivoluzione? È stato concepito come un colpo di Stato progressista. Esisteva un piano operativo elaborato da Otello de Carvalho nel mese precedente, che coinvolgeva 6.000 uomini. Il 24 aprile c'era tutta una serie di codici segreti, di messaggi segreti inviati attraverso mascherati con le stazioni radio ufficiali. La sera viene mandata una canzone commerciale, romantica, De Pois de Adeus si chiama, e poi a mezzanotte e 20 arriva l'ordine irrevocabile di azione, che è la canzone Grandola Villa Morena. A quel punto i soldati escono dalle caserme, occupano i siti strategici, trasmissioni radio, televisive, centri di comando del potere, e assediano il palazzo del Carmo, dove sta serragliato Caetano. E lì si vede che l'apparato militare cade su se stesso, si sgretola. Ci sono ordini ovviamente che il regime dà di attaccare gli insorti, ma la catena di comando non funziona. Questi ordini vengono disattesi. C'è una nave a largo di Lisbona, gli viene detta di bombardare le truppe fuori da Palazzo del Carmo. Il capitano dà l'ordine, la prima batteria non esegue, dà l'ordine alle altre batterie, non eseguono, e così via. Ci sono decine e decine di casi di questo genere: vengono dati gli ordini ma non vengono eseguiti, anche da ufficiali. E quindi crolla su se stesso come un castello di carte l'apparato repressivo dello Stato portoghese. L'intenzione dell'MFA era quella di fare appunto un colpo di Stato, tant'è che nell'annuncio ufficiale che diramano l'indicazione è per tutti i portoghesi di restare nelle proprie case tranquilli. Invece succede qualcosa di incredibile, perché a decine di migliaia, le persone escono dalle case, scendono in strada man mano che arrivano queste notizie, confuse all'inizio, e vanno verso Palazzo del Carmo e solidarizzano con le truppe dell'MFA, portano cibo, portano da bere, portano sigarette. Ci sono queste scene incredibili, ci sono appunto i soldati sdraiati con i fucili, dall'altra parte ci sono le truppe fedeli al regime, e in mezzo una
una moltitudine di persone, ma bambini anche, che appunto che cambiano la natura a quello che sta succedendo, che nel giro di qualche ora si trasforma dall'essere un colpo di Stato a essere una vera e propria rivoluzione. Il problema, che poi si vedrà e sarà un problema costante nell'anno successivo, è che in assenza di una direzione politica rivoluzionaria, l'MFA non ha un piano politico. E quindi paradossalmente il regime crollava su se stesso, ma il potere viene dato a una giunta presieduta dal generale Spinola, quello di Portogallo e il futuro. Però è, diciamo, è un sottoprodotto di una rivoluzione. Ecco, noi il 25 aprile vediamo le masse portoghesi scendere in campo. Vediamo un enorme protagonismo da parte delle masse, ma questo non fu un atto isolato, perché noi vediamo invece che la partecipazione delle masse prosegue, per certi aspetti si accresce, con mobilitazioni sempre più significative anche dopo il 25 aprile. Sì, esatto, ed è proprio questo che dà questo carattere rivoluzionario a tutto il processo. In un certo senso tutta la tensione e le aspettative rivoluzionarie che si erano accumulate per anni nelle masse si sono espresse in un'azione militare. E poi questa azione militare ha liberato tutta questa tensione e ha dato via a un processo rivoluzionario che è andato avanti per un anno e mezzo, possiamo dire. E all'inizio c'erano delle perplessità, anche uomini del regime cercavano di capire quali fossero le caratteristiche politiche di quanto stava accadendo, ma questo viene appunto chiarito molto rapidamente. Pochi giorni dopo il 25 aprile, il 1 maggio, c'è una manifestazione con 600.000 persone in piazza e le bandiere rosse. Gli agenti della polizia politica scappano all'estero, 150.000 agenti scappano in Spagna, nel regime di Franco, che peraltro sarebbe caduto di lì a poco. Questa giunta che viene creata è una giunta che cerca di tenere un ordine, no, nelle cose, di non aprire la situazione rivoluzionaria, ma viene scavalcata tutte le volte. In realtà ha in mano un potere completamente fittizio. Il potere vero sta nelle strade, dice bisogna aspettare un decreto ufficiale per liberare i prigionieri politici, ma 5.000 persone vanno fuori dalla principale prigione di Lisbona e li liberano senza aspettare i decreti della giunta. Partono ondate di scioperi. Scioperano i minatori, scioperano più di 8.000 lavoratori dei cantieri navali di Snave, che sono uno degli epicentri, dei battaglioni pesanti della classe lavoratrice portoghese. Scioperano i lavoratori nei campi, soprattutto nelle aree dove c'è proletariato agricolo, e cosa molto interessante, i lavoratori non solo scioperano con piattaforme economiche, ma pongono in discussione chi detiene il potere, in ultima analisi, nelle fabbriche. Nel 40% delle aziende c'è la richiesta di aprire i libri contabili, di andare a vedere dove sono i soldi di queste aziende. Nel 50% delle aziende si rivendica l'epurazione dei fascisti e della polizia, e questo anche nei mezzi di informazione, nelle redazioni dei giornali. Viene chiesta appunto di fare pulizia da tutta questa
questi infiltrati, questi agenti del regime salazaristi. Nelle colonie ci sono episodi di fraternizzazione fra soldati e truppe insorte, truppe della resistenza, dei movimenti di liberazione nazionale. In moltissime aziende vengono create commissioni di lavoratori i cui membri sono eleggibili e revocabili e che vengono create sempre dopo assemblee plenarie dei lavoratori. Fra il maggio e l'ottobre del 1974 nascono almeno 4.000 di queste commissioni di lavoratori e che sono organismi di dualismo di potere. Cioè c'è un processo spontaneo di mobilitazione, di lotta, ma anche di auto-organizzazione da parte dei lavoratori che appunto pone in discussione non solo il regime salazarista, ma chi ha il potere nella società, quale classe sociale ha il potere nella società. In Portogallo esisteva un partito comunista che durante tutto il periodo della dittatura era riuscito a resistere, a sopravvivere, a continuare la sua attività in clandestinità. Ecco, come arriva, come si presenta il Partito Comunista Portoghese il 25 aprile all'appuntamento con la rivoluzione? E soprattutto, quale linea ha portato avanti nei mesi successivi il Partito Comunista Portoghese? Il Partito Comunista Portoghese si presenta bene al 25 aprile. È un'organizzazione fondamentalmente intatta e che anzi durante il regime è riuscita a radicarsi nel movimento operaio soprattutto e anche nell'esercito, anche perché correttamente ha sviluppato un lavoro nel sindacato di regime che era stato attraversato da quegli sviluppi, da quella radicalizzazione di cui dicevo prima, e quindi è riuscito a intercettare avanguardie e quadri operai e anche nell'esercito, come dicevo, ha fatto un certo lavoro. Anche una grossa autorità, come ricorderanno alle elezioni dell'Assemblea Costituente, i 247 candidati del Partito Comunista mettevano insieme 440 anni passati nelle carceri salazariste. E quindi idealmente sarebbe nella condizione perfetta per prendere la direzione di un processo rivoluzionario, sì, fatto esplodere dall'MFA, ma che ha subito travalicato gli obiettivi democratici dell'MFA, che esprime già organismi, scioperi di massa, manifestazioni di massa, organismi di dualismo di potere, coordinarli, dirigerli e portare a compimento una rivoluzione in tempi anche ristretti, visto i rapporti di forza. Il problema è che questo non è l'obiettivo politico del partito. Il Partito Comunista è totalmente subalterno alla linea di Mosca, che è ormai una linea che ha abbandonato qualunque idea di rivoluzione internazionale, dovrebbe essere l'ABC per qualunque comunista, e quindi l'applicazione in Portogallo è che non si deve fare la rivoluzione, ma si deve semplicemente tutelare un processo di passaggio da un regime bonapartista a un regime democratico borghese, capitalista. E infatti dal primo giorno
Il partito comunista fa un appello dichiarandosi disponibile a collaborare con qualunque organizzazione politica purché condivida un basilare accordo per un regime democratico e per la una convocazione di libere elezioni. Questo sfonda una porta aperta, perché Spinola stesso ricorderà anni dopo che era proprio un obiettivo tassativo dei vertici della giunta quello di coinvolgere il Partito Comunista in un governo proprio per scaricargli addosso le responsabilità della linea che avrebbe preso questo governo. E i governi provvisori, soprattutto i primi, sono egemonizzati dagli elementi liberali, dagli elementi borghesi, e prendono una linea sostanzialmente anti-operaria. E il Partito Comunista è un'avanguardia di questa linea anti-operaia, attacca frontalmente gli scioperi spontanei che si sviluppano nelle fabbriche in tutto il Portogallo, e accusandoli sostanzialmente di essere degli estremisti che preparano in questo modo il ritorno del fascismo, perché destabilizzano il nuovo regime democratico che si è aperto dopo il 25 aprile. E il partito sostanzialmente non abbandonerà mai questa linea, e cercherà, accodandosi all'MFA, guadagnare posizioni in questo nuovo assetto interclassista, di governo interclassista, all'interno di uno Stato democratico borghese. Come hai detto, si parlava di un rischio del fascismo, c'era paura che ci potesse essere un pericolo reazionario, un pericolo fascista. Però in realtà abbiamo visto che, come hai spiegato, il 25 aprile praticamente non ci fu alcuna resistenza di fronte all'azione rivoluzionaria. E dunque viene da chiedersi, ma esisteva davvero questo rischio del fascismo? Beh, la prima risposta è che il principale responsabile dei tentativi di svolta autoritaria e di colpo di Stato in quei mesi fu il generale Spinola, cioè il presidente che il Partito Comunista appoggiava in nome di una pacifica transizione a un regime democratico. No, la verità è che il rischio di una svolta fascista era escluso dal rapporto di forza. Ci furono dei tentativi, ma come già nel 25 aprile non ci fu nessuna risposta seria. Provarono nel giugno a fare un colpo di palazzo per investire Spinola di pieni poteri, ma quando chiamarono delle piazze contro il processo di decolonizzazione a Porto e a Lisbona, ci furono in piazza poche decine di persone, una cosa ridicola. Nel settembre del 74 ci fu, il governo aveva approvato delle leggi anti-sciopero e ci furono delle manifestazioni importanti contro queste leggi, una delle quali degli operai dei cantieri navali di Lisnave, e fu chiamato l'esercito per impedire quella manifestazione, e lì si vide ancora una volta qual era il vero clima fra i soldati. C'è una testimonianza che è molto molto indicativa, anche molto commovente, trovo, che vi vorrei leggere. Eccola. Diceva un soldato: prima di pranzo circolavano voci sul fatto che dovevamo partire e immaginavamo che fosse Lisnave. Ci siamo riuniti a mezzogiorno e il comandante ci ha detto che aveva ricevuto una telefonata su una manifestazione a Lisnave guidata da una minoranza di agitatori di sinistra e che dovevamo impedire che si tenesse. Eravamo armati come non lo eravamo mai stati, con G3, che sono fucili di assalto, e quattro caricatori.
La manifestazione è iniziata ed è venuto avanti un fiume umano che urlava: i soldati sono i figli dei lavoratori, i soldati domani saranno lavoratori e le armi dei soldati non devono essere girate contro i lavoratori. Il comandante si è reso conto presto che non avremmo seguito i suoi ordini ed è stato zitto. Ce ne stavamo là, con le braccia abbassate e alcuni piangevano. I soldati si aprono, fanno passare il corteo e poi ricorderà ancora questo soldato: tornati in caserma, il comandante non era troppo infastidito, ma ci disse che in futuro avremmo dovuto obbedire agli ordini. I giorni successivi furono vivaci. Prima della riunione mattutina in molti urlavano gli slogan della manifestazione: i soldati sono figli dei lavoratori, basta con lo sfruttamento capitalista. Questo era il clima nell'esercito. Come poteva esserci una svolta fascista in queste condizioni? Di nuovo a fine settembre ci riprovarono, organizzarono una manifestazione. Spinola fece un appello alla maggioranza silenziosa, organizzò una manifestazione, volevano far scendere i manifestanti dal nord del Portogallo verso la capitale. Due giorni prima il sindacato dei trasporti bloccò gli autobus, le ferrovie. A quel punto minacciarono di utilizzare i camion e i lavoratori scesero nelle strade facendo barricate per impedire ai camion di passare. Ci furono mobilitazioni di massa. Alla fine persino l'intersindicale, buona ultima, convocò una manifestazione. Dopo tutti questi tentativi, la reazione si indeboliva, perché pur in assenza di una cosciente direzione rivoluzionaria, questi tentativi erano una provocazione e quindi suscitavano una reazione opposta e spostavano verso sinistra il processo. E questo si vide in particolar modo l'11 marzo del 75, quando fu organizzato un'operazione militare in cui furono mandati dei paracadutisti contro la caserma dell'artiglieria leggera, il reparto RAL 1, che era uno dei reparti più a sinistra, e circondarono la caserma. E che cosa avvenne? Avvenne che dalle fabbriche dei quartieri vicini arrivarono lavoratori, persone normali, che cominciarono a fare una pressione dal basso sui paracadutisti stessi. E ci sono queste immagini in cui si vedono discutere il comandante dei paracadutisti con quello dell'artiglieria, e alla fine viene fuori che i paracadutisti avevano ricevuto delle indicazioni sbagliate. Hanno detto che c'era una sommossa anarchica, che si preparavano fucilazioni in quella caserma, e la scena finisce con i paracadutisti che abbandonano le proprie posizioni, che dicono: noi non siamo fascisti, noi non vogliamo fare un colpo di Stato, e vanno ad abbracciare i soldati dell'artiglieria. E quindi anche in quell'occasione si era sciolta come neve al sole il tentativo di un colpo di Stato. E la sera stessa ci fu un'assemblea, la cosiddetta assemblea selvaggia dell'MFA, che promise di portare fino in fondo il processo rivoluzionario, e i lavoratori, in particolare i lavoratori delle banche, che avevano visto tutto questo flusso di capitali per finanziare queste operazioni, occupano le banche, mettono fuori striscioni Banco do Povo, Banca del Popolo, e rivendicano la nazionalizzazione. Nei giorni successivi non solo vengono arrestati alcuni vertici militari e anche grandi azionisti di grandi aziende, ma vengono nazionalizzate le banche, le assicurazioni, aziende dell'energia elettrica, del petrolio, dei trasporti. Vengono promesse nazionalizzazioni dell'industria pesante. Di fatto la maggior parte dell'economia portoghese viene nazionalizzata. Ed è proprio in quei giorni che compare il famoso titolo del Financial Times: il capitalismo in Portogallo è morto. Effettivamente ci si arrivò molto vicini. Eppure però, nonostante questo processo straordinario che hai descritto, con queste azioni incredibili, questo protagonismo da parte delle masse, tutto questo
questo fenomeno straordinario rischiava di essere in qualche modo completamente vanificato dall'assenza di una direzione, soprattutto a causa degli errori del Partito Comunista portoghese. Ma a un certo punto non c'è stata la possibilità che in qualche modo l'MFA potesse supplire al ruolo di direzione, magari con delle distorsioni, con delle deformazioni di carattere militare, ma avrebbe potuto colmare il vuoto di direzione che rischiava di compromettere completamente la rivoluzione? Sì, questa possibilità ci fu. L'MFA entrò sulla scena il 25 aprile con un generico programma di democratizzazione e di miglioramento delle condizioni di vita del popolo portoghese. Dopodiché la realtà materiale lo espose da un lato alla pressione dal basso del processo rivoluzionario, che non aveva una direzione politica all'altezza. E quindi divenne un po' punto di riferimento di questo, di queste pressioni, almeno il settore più radicale dell'MFA. E dall'altra parte dovette constatare che non c'era una possibilità di accordo, di mediazione con la classe dominante portoghese, che boicottava apertamente l'economia, lavorava per una crisi economica che dimostrasse che l'avventura rivoluzionaria era una follia, no? E si opponeva, questa classe dominante, a qualunque miglioramento economico, ma anche di agibilità politica all'interno delle fabbriche, all'interno dei posti di lavoro o nelle campagne. E in più organizzava l'eliminazione politica e fisica dei dirigenti dell'MFA stesso. E quindi su questa base un settore prevalente arrivò alla conclusione che l'MFA doveva accentrare nelle proprie mani il potere e gestire questa rottura rivoluzionaria. E si dotò di diverse organizzazioni per fare questo, avviò un programma di dinamizzazione culturale che era, copriva i campi dell'istruzione, della sanità, della messa in discussione di tutte le basi della cultura portoghese tradizionale, e ovviamente con uno scontro frontale con la Chiesa cattolica. Si dotò di un organismo che era il COPCON, che era un centro decisionale e dunque di potere militare alternativo alla catena di comando tradizionale delle forze armate. Potremmo definirlo un elemento di dualismo di potere all'interno delle forze armate. E avanzò delle proposte di istituzionalizzazione dell'MFA, per cui avrebbe dovuto detenere potere di veto e decisionale su tutte le principali cariche e decisioni politiche dello Stato portoghese. Questo raggiunse il punto massimo nell'aprile del 75 con l'accordo MFA partiti, dove i partiti si impegnavano appunto a riconoscere questi poteri all'MFA e addirittura a stilare una costituzione che includesse i punti, diciamo, i valori e i punti programmatici dell'MFA stesso. E quindi sì, ci fu la possibilità di fatto di vedere uno Stato operaio deformato in Europa, perché questo ruolo politico si sposava nell'aprile del 75 con l'ondata di nazionalizzazioni successive al tentato golpe del marzo. E quindi noi avremmo avuto un'economia quasi totalmente nazionalizzata,
ma dove ci sarebbe stato anche un elemento di gestione centrale, di pianificazione economica, certo con un elemento di distorsione militare, quindi senza la democrazia operaia. Il capo del COPCON, Otello de Carvalho, arrivò a dire qualche mese più tardi che se avesse avuto la necessaria formazione politica avrebbe potuto essere il Fidel Castro dell'Europa. Effettivamente le caratteristiche erano analoghe. Aggiungo una cosa: uno Stato operaio deformato, quindi una rottura vera col capitalismo, in Europa a metà degli anni 70, col processo di lotta di classe e di spostamento a sinistra internazionale, si sarebbe rapidamente trasmesso ad altri paesi, e rapidamente una classe operaia come quella portoghese avrebbe dato battaglia, avrebbe imposto una gestione appunto democratica basata sui fatto sugli organismi di controllo operaio e di auto-organizzazione di cui si era già dotata in quei mesi in migliaia di fabbriche e posti di lavoro in Portogallo. E quindi credo che il carattere deformato si sarebbe rapidamente estinto e avrebbe potuto veramente essere il punto di rottura del capitalismo nell'intero continente europeo e a quel punto a livello mondiale. Ecco, una volta però esauriti tutti i tentativi di reazione, tutti i tentativi di controrivoluzione aperti e diretti, la classe dominante in qualche modo utilizza una strategia più indiretta, e noi vediamo che l'elemento chiave per sconfiggere la rivoluzione è addirittura il Partito Socialista portoghese. Quale fu il ruolo di questo partito? Il ruolo del Partito Socialista fondamentalmente è quello di soffocare, fermare la rivoluzione nell'unico modo che era possibile, in nome del socialismo. In tutta la prima fase il Partito Socialista avanza una propaganda molto a sinistra. Soares, il segretario, rivendica Marx, rivendica una società senza classi, il superamento del capitalismo, ma attaccando frontalmente il carattere burocratico e antidemocratico del Partito Comunista portoghese e del regime di Mosca e degli Stati Operai deformati. Il motto è: non abbiamo combattuto la dittatura fascista per finire sotto la dittatura di Mosca. E l'obiettivo è il cosiddetto socialismo in libertà, cioè il socialismo nella libertà. Come Partito Socialista è, na liberdade, una società senza classe. Questo ha una particolare presa in un paese che esce da una dittatura militare e che non vuole limitazioni alla libertà individuale, ma anche alla libertà di organizzazione operaia, perché il Partito Comunista, ricordiamo, attacca gli scioperi. Il Partito Comunista promuove una legge di unità sindacale che riconosce come legale una sola centrale sindacale di Stato, praticamente l'intersindicale, mentre i socialisti rivendicano la possibilità di formare sindacati indipendenti, che è corretto perché l'unità del movimento operaio è un obiettivo da perseguire, ma si deve conquistare politicamente, non burocraticamente. Su queste basi il Partito Socialista non recluta tanto una maggioranza nelle avanguardie, soprattutto nelle avanguardie operaie, ma raccoglie un consenso di un settore molto ampio, che vuole il socialismo, ma
non vuole, non lo vuole con quelle tinte appunto burocratiche e antidemocratiche dei paesi dell'est Europa. Nell'aprile del 75, alle elezioni dell'Assemblea Costituente, il Partito Socialista emerge come primo partito col 39% dei voti. Da quel momento lancia una offensiva a tutto campo per il controllo delle istituzioni e contro il Partito Comunista prima e i settori di sinistra dell'MFA poi. Presidi separati al 1 maggio, uno scontro feroce sul controllo di una redazione del giornale Repubblica che era data al Partito Socialista, ma i cui lavoratori si rifiutano di pubblicare quella linea che si sposta sempre più verso destra. Su questo scontro il Partito Socialista esce dal governo e convoca delle manifestazioni di massa, sono le prime manifestazioni di massa antigovernative, che è quello che non era riuscito a fare la reazione, ma in quelle piazze c'è la reazione, ci sono slogan. C'è chi chiede di mandare il segretario del Partito Comunista Pugnal nelle carceri della Pile. E subito dopo quel successo di piazza, che ridisegna un nuovo rapporto di forza nella società, si aprono azioni squadristiche, soprattutto nel nord del Portogallo, con assalti alle sedi del Partito Comunista e di altre organizzazioni, diciamo, collaterali al partito Comunista. La base sociale che accoglie il Partito Socialista è quello dei settori, diciamo, più arretrati, anche fra i lavoratori, progressivamente si sposta verso destra questa base sociale, piccola borghesia immiserita dalla crisi economica, i retornados, quelli che vivevano nelle colonie e con la decolonizzazione devono tornare senza un lavoro, senza prospettive di vita in Portogallo, alcuni addirittura finiranno nelle formazioni fasciste, ma soprattutto raccoglie il consenso della borghesia portoghese, ma soprattutto dei paesi capitalisti europei. Di fatto il Partito Socialista portoghese è un'emanazione della socialdemocrazia tedesca che ha formato e covato all'estero il primo gruppo dirigente. E con questo appoggio il Partito Socialista alla fine del 75 organizza un gruppo moderato all'interno dell'MFA, il cosiddetto gruppo dei 9, che rivendica un ritorno al primo programma dell'MFA, quello solo della democratizzazione, e che lancia la sfida per il controllo dell'MFA e dunque alla fine dell'apparato statale contro i settori di sinistra e in particolar modo contro il COCCON, sfida che vincerà, e su questa base il Partito Socialista guiderà quel processo di ritorno alla normalità dove potrà utilizzare anche le risorse finanziarie ed economiche che verranno dall'estero nel processo dell'integrazione nella comunità economica europea e che attenueranno le difficoltà economiche. E quindi guiderà quella che si definisce una controrivoluzione in forma democratica, che era l'unico modo per bloccare il processo rivoluzionario fra il 74 e il 75. Ecco, il momento clou, il momento di svolta, la vera e propria precipitazione, mi si arriva il 25 novembre del 1975, che è un po' il nodo cruciale che segna il destino della rivoluzione portoghese. Che cosa accade esattamente quel giorno? Il 25 novembre del 75 fu la resa dei conti per decapitare il settore più avanzato della rivoluzione. Questo settore si rendeva conto del nuovo rapporto di forze, della direzione che aveva preso ormai il processo e si mobilitò anche in massa alla fine del 75. Nell'ottobre ci fu
uno sciopero dei metalmeccanici che coinvolse 250.000 lavoratori. Successivamente ci fu una manifestazione di 100.000 lavoratori dell'edilizia, si arrivò a sequestrare l'assemblea costituente, e quando l'esercito fu mandato a liberare i deputati, ancora fraternizzarono i soldati con i lavoratori. In alcuni reparti dell'esercito, nel Ralis, quel reparto che era stato circondato dai paracadutisti a marzo, si sostituisce il giuramento alla bandiera tradizionale con un nuovo giuramento in cui i soldati giurano di stare sempre al fianco del popolo e di lottare per la vittoria della rivoluzione socialista. Direi tu in direzione alla bandiera. Nós, soldados, juramos ser fiéis à pátria e lutar. À medida que a política saía dos gabinetes, o enquadramento civil dos militares fazia-se ao som cantado de diferentes palavras de ordem. Entre o povo está com o MFA e os soldados são filhos do povo, escolhiam os militares o slogan da sua simpatia partidária. Revolucionária. Contra o fascismo. Contra o imperialismo. Pela democracia e poder para o povo. Pela vitória da Revolução Socialista. Però sono... sono episodi importanti, ma privi di una strategia generale per riprendere il controllo della maggioranza della classe lavoratrice e il peso necessario per rompere col capitalismo una volta per tutte. Anche la manifestazione del 16 novembre, pochi giorni prima del 25, convocata dalla assemblea delle commissioni dei lavoratori della cintura industriale di Lisbona, è una manifestazione enorme con 200.000 lavoratori, ma che non crea appunto un coordinamento stabile del dualismo di potere. E in questa situazione il sesto governo provvisorio, che era ormai egemonizzato dagli elementi moderati, fa una provocazione, e cioè rimuove Otello de Carvalho, che è il punto di riferimento del settore radicale, essendo a capo del COPCON, lo rimuove dal comando della zona militare di Lisbona. La risposta è istintiva, ma disorganizzata. I paracadutisti della base aerea di Tancos occupano la base aerea e poi occupano una serie di caserme, ma non c'è nessuno sciopero perché i lavoratori non erano stati preparati. Alcuni vanno fuori dalle caserme chiedono armi, ma non le ricevono perché neanche nell'esercito stesso c'era stata una preparazione. E in una situazione del genere il governo ha gioco facile a riprendere militarmente il controllo delle caserme e poi procedere all'arresto dei dirigenti militari dell'operazione, allo scioglimento del COPCON, il che lascia il movimento delle forze armate totalmente nelle mani del gruppo dei nove e quindi degli elementi moderati, e a una epurazione dei vertici militari delle istituzioni dello Stato. E quindi questo decapita quei settori avanzati che pure esistono, ed è la loro esistenza, ed è la forza della classe lavoratrice che obbligherà anche dopo il 25 novembre il governo a chiamarsi governo rivoluzionario, di fatto a mantenere per anni, se non per decenni, le conquiste del processo rivoluzionario a partire dalle nazionalizzazioni. Questo appunto dice quanto si fosse spostato in avanti la rivoluzione e quanto comunque
era impossibile diciamo, dare un assalto frontale e reazionario a questo processo. Però il 25 novembre segna la sconfitta del movimento e quindi segna la fine del periodo cosiddetto processo rivoluzionario in corso, come l'avevano definito in Portogallo, e quello che rimane è un sottoprodotto, ecco, di questo processo rivoluzionario, che è un processo, devo dire, con passaggi davvero esaltanti e in generale ricchissimo di lezioni per chiunque voglia combattere il capitalismo. Bene, io ringrazio Alessio per il suo contributo, che è stato estremamente interessante, che penso sia stato estremamente prezioso e che possa essere di stimolo per tutti quelli che hanno guardato questa intervista e per tutti quelli che la vedranno anche nei prossimi giorni sul nostro canale di YouTube. Ricordo che questo è il nostro ultimo appuntamento con le interviste di Sinistra Classe Rivoluzione del lunedì, ma chiaramente la nostra attività non si esaurisce, non si ferma, proseguiremo con i video del venerdì e anche con i gruppi di discussione marxista che svolgeremo regolarmente il sabato sulla piattaforma di Zoom. E dunque invito tutti a continuare a seguire quelle che sono le nostre iniziative e a prendere contatto con noi per unirsi alla nostra battaglia politica. Grazie a tutti.